Quanto è bello d'estate avere tutto il tempo del mondo per leggere, mentre gli altri stanno dormendo, sono al mare, non sono impegnati a sommergerci di mail. È vero, l'estate non è la mia stagione preferita, però le riconosco questo, il darmi tanto tempo per leggere e soprattutto mi accorgo ogni estate che le letture che faccio durante i mesi estivi sono poi quelle che mi rimangono più nel cuore rispetto a quelle che faccio nel resto dell'anno. Non so se succede anche a voi, ma io presumo che dipenda dal fatto che sia le letture estive sono quelle che ci mettiamo da parte per un momento di calma, e sia perché effettivamente poter stare immersi dentro un libro non è proprio come poterlo leggere a spizzichi e bocconi qua e là tra una cosa e l'altra da fare. Ho qui di fronte a me una pila di libri da mostrarvi, perciò sono pronta per partire. Andiamo! Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica e oggi sono qua per raccontarvi le letture che mi hanno tenuto compagnia e mi stanno tenendo compagnia durante questa estate. Nel momento in cui il video uscirà, mi aspetto che avrò finito di leggere qualcuno dei libri che vi mostro e sarà un'occasione in più per continuare la discussione nei commenti. Approfitto di questo momento per ricordarvi che se non siete iscritti al mio canale potete farlo e attivare anche le notifiche per essere avvisati all'uscita di un nuovo video e mi raccomando, lasciatemi un like e fatemi sapere nei commenti quali sono le letture che vi stanno tenendo compagnia quest'estate. Io incomincio subito con Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Questo libro non ha certo bisogno di presentazioni e, come tutti i classici, devo dire che avevo un po' di timore ad avvicinarmi a lui. Timore perché non ho mai incontrato una persona a cui questo romanzo non sia piaciuto e avevo un po' questo spavento di essere io la prima a dire: eh no, però effettivamente non è un romanzo che fa per me. E invece sono stata contentissima di ricredermi già a pagina 1, perché quello che mi è successo quando ho incominciato a leggiucchiare le prime righe di questo romanzo è stato di rimanerci letteralmente incollata. Poi sarà sempre un bel ricordo questo romanzo, perché l'ho comprato alla libreria Todomodo durante una piccolissima vacanza a Firenze che mi sono regalata con la mia amica Roberta. A proposito, ho fatto un vlog, lo potete recuperare tra i miei video, e questo è uno dei libri che avevo messo vicino a me nella consueta pila che faccio quando vado a trovare i ragazzi di Todomodo, perché il bello di quella libreria è proprio che ci si può mettere in angolino e consultare tutti i libri che si vuole annusare in maniera tale da decidere con più calma quale portare con sé a casa. Io in questo viaggio ho scelto questo e mai me lo sarei aspettato, perché avevo preso di tutto, però tra i libri che stavo sfogliando in quel momento ce n'era uno che nominava questo libro qua, e così sono stata attratta, poiché era abbastanza vicino sugli scaffali, l'ho preso e ho detto: no, questo libro forse era un segno, ma doveva venire a casa con me. Non starò a raccontarvi la storia di Cent'anni di solitudine, che comunque non ho finito ancora di leggere perché lo sto centellinando e l'ho dovuto anche intervallare con altre letture, però da brava lettrice di questa storia sto tirando giù il mio albero genealogico che mi aiuta a orientarmi tra tutti i Buendía e tutti gli José Arcadio di questa storia. Devo dire che anche nei momenti in cui ogni tanto perdo un po' la bussola, è talmente bella la scrittura che accende di vita queste pagine, che chi se ne frega se proprio non mi ricordo esattamente chi è figlio di chi. Questo è lo spirito con cui sto affrontando la mia immersione dentro questa saga familiare, che secondo me è una storia perfetta per l'estate, perché l'estate è la stagione di chi cerca i grandi sentimenti nei libri, di chi cerca le grandi storie, e questa è davvero, davvero una grande storia. Prima di andare avanti, faccio una piccola pausa per parlarvi dello sponsor di questo video, che è Ana Luisa. Ana Luisa è un brand di New York, non so se avete avuto modo di intercettarlo qui e là per il web, e ha pensato a me per inviarmi una serie di cose che adesso sono molto felice di mostrarvi, e devo dire sono
contenta di aver accettato questa collaborazione perché Anna Luisa ha rispettato la mia indole piuttosto minimalista quando si tratta di esporre dei gioielli. Io ho difficoltà a mettere delle cose sulla mia pelle, questa è la ragione per cui quasi sempre mi vedete con il collo scoperto, però le mani, devo dire, sono anche una cosa che mostro abbastanza spesso in video poiché sfoglio molto spesso dei libri e sono contenta in questo momento di averle così tutte agghindate per mostrarvi questi pezzi. Devo dire che sono gioielli leggerissimi, si portano molto facilmente e riescono a dare davvero della luce e danno quello che io mi aspetto da dei gioielli, cioè un piccolissimo tocco di luce senza essere rumorosi, fastidiosi. È un'altra cosa che mi piace molto di questo brand, ragion per cui ho accettato questa collaborazione, è la sua attenzione alla sostenibilità, sia per quanto riguarda proprio i materiali con cui vengono prodotti questi gioielli, sia per quanto riguarda gli imballaggi, c'è un grandissimo, grandissimo occhio su questo aspetto. I pezzi sono molto, molto eleganti, ce ne sono anche di più vistosi di questi, però insomma io ho scelto i più minimal e la cosa che mi interessa è comunicarvi il mio codice sconto che vi lascio qua giù in descrizione. Se ci arrivate attraverso il link che vi lascio e usate il codice sconto, avete il 10% sul vostro acquisto. Io non ci guadagno niente, sono molto contenta semplicemente di darvi questa opportunità di fare un giro e di conoscere questo brand e poiché sono molto molto selettiva e molto difficile con queste cose, fidatevi di me perché sono dei prodotti per cui vale la pena fare una piccola spesa. Andiamo avanti con le letture. Il prossimo libro ve lo posso mostrare soltanto in digitale, dal momento che ancora non è uscito cartaceo fisicamente, ma io l'ho letto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, a dire la verità, perché ci ho lavorato. Si tratta di M, Gli ultimi giorni dell'Europa di Antonio Scurati, che è in uscita per Bompiani il 14 settembre. Antonio Scurati non ha bisogno delle mie presentazioni e questo è il terzo volume della saga dedicata appunto a M, che non è nient'altro che Benito Mussolini. Quando sono usciti i due volumi precedenti, io ero rimasta abbastanza colpita, soprattutto dal primo che avevo anche iniziato a leggere, ma poi per un motivo o per l'altro lo avevo abbandonato. E devo dire che essere da una parte costretta a leggerlo, ma dall'altra, come dire, appassionarmi alla lettura via via, mi ha fatto venire voglia anche di recuperare i due volumi precedenti. Gli ultimi giorni dell'Europa parla del biennio cruciale tra il 1938 e il 1940 che ha segnato la vita dell'Italia e dell'Europa in maniera funesta perché chiaramente sappiamo il mondo è stato infestato dall'orrore delle leggi razziali e della guerra. Quello è il momento in cui si concentra la narrazione di Scurati. Il bello di questa storia è che poiché conosciamo tutto il contesto, si riesce a leggere questo volume anche in maniera isolata rispetto ai precedenti, anche se vi devo dire poi appunto per chi come me non ha letto i precedenti la voglia di recuperarli viene e devo dire che, come dire, non ho nessun obbligo a farvi questa raccomandazione, lo faccio per puro piacere e puro interesse, è un momento della nostra storia che non conosciamo mai bene abbastanza. La cosa bella è che, come dire, fa della storia con la S maiuscola un tema narrativo perché è di letteratura che è fatta questa storia, è scritta con la lingua della letteratura e sono stata felice di leggerlo, quindi con la stessa felicità vi raccomando di recuperarlo in libreria appena sarà uscito. Andiamo avanti con Anatomia sensibile di Andrés Neumann. Questa è una raccolta di racconti pubblicata da Sur e è un'esplorazione letteraria e poetica del corpo, delle parti del corpo, alcune anche abbastanza inconsuete, ma come sempre accade quando si parla di Andrés Neumann, è fatto con una grazia e con davvero una poesia che fa amare ogni singola riga di questa raccolta. Io sono una grandissima fan di Andrés Neumann, medito di andare a conoscerlo di persona al Festival di Mantova a settembre, spererei davvero di riuscirci perché questo scrittore mi piace tantissimo. Io ho letto già di Andrés Neumann la raccolta di racconti Le cose che non facciamo e il romanzo
La vita alla finestra. Mi pare che sia questo il titolo corretto, ad ogni modo ve lo lascio anche questo nella descrizione. Io amo il suo stile di scrittura e ho anche avuto modo di stalkerare un po' l'autore andandolo a seguire qui e lì in rete e mi sembra, cosa non comunissima, anche una persona squisita. Quindi anche solo per questo ve lo consiglio. Vi ho letto uno di questi racconti, un estratto di uno di questi racconti sul mio profilo Instagram e su TikTok e ho dedicato a questo anche una videolettura che uscirà prossimamente sul canale. Mentre leggevo queste cose, sono stata folgorata e raggiunta a sorpresa da questo romanzo che si intitola Abbandono ed è di Elizabeth Esbrink. Ve l'ho mostrato anche nel mio book haul estivo della scorsa settimana e devo dire questo libro mi sta catturando. Sono andata ancora più avanti di quanto non l'avessi lasciato nell'ultima chiacchierata che vi ho messo qui e soprattutto riesce a inserire molto bene le vicende umane dentro la storia con la S maiuscola e riesce a farci imparare qualcosa, farci incuriosire su qualcosa, sempre raccontando comunque un romanzo. In questo caso la storia si impasta anche con il memoir, con l'autobiografia, perché lei è una dei protagonisti e la sua famiglia è proprio la protagonista di questa saga familiare. Vi saprò dire ancora meglio quando sarò arrivata alla fine, per il momento ho visto che fa dei focus su delle donne di questa famiglia e le sto amando tutte. Bravissima Elizabeth Esbrink è grande Iperborea che ci porta questi autori. Ho poi di fronte a me due letture che probabilmente mi terranno compagnia nelle prossime settimane, quindi su cui vi aggiornerò con più dovizia di particolari. Sto parlando di Trieste di Ian Morris, pubblicato dal Saggiatore, che ho comprato durante appunto il mio viaggio a Trieste. Vedrete anche quello nei prossimi contenuti. Ho dedicato uno speciale alla libreria Umberto Saba, ma vi dirò insomma più avanti. E poi anche Ombre dal fondo di Maria Corti. Questi due libri, il primo è in lettura, l'ho iniziato a Trieste, nel momento in cui l'ho comprato ho letto le primissime pagine ed è proprio una passeggiata attraverso la città di Trieste. Mi piace molto ed è un modo anche un po' per prolungare la mia mini vacanza lì. Il secondo invece devo ancora iniziarlo, però vi ho letto la prima pagina nel video precedente dedicato al book haul e probabilmente Ombre dal fondo mi farà compagnia davvero per tutta l'estate, perché lo metterò in valigia e non vedo l'ora di leggerlo tutto. Queste erano a grandi linee le mie letture. In realtà ho iniziato anche delle cose, tipo la possibilità di un'isola di Houellebecq, ce l'ho sul Kindle e magari provo a finirlo quest'estate, perché comunque un e-reader in vacanza si porta sempre anche solo per il gusto di leggere al mare senza sgualcire i libri che amiamo. E poi, insomma, vi aggiornerò via via con le cose che sono riuscita a leggere effettivamente. Sono curiosa di conoscere le vostre liste di lettura. Nel precedente video probabilmente erano intenzioni di lettura, a cui vorrei sapere cosa effettivamente state leggendo e vi lascio a tutte le informazioni sempre nella descrizione e vi ricordo che potete utilizzare il 10% di sconto per prendervi dei gioielli di Ana Luisa sul loro sito, sempre passando attraverso il link che vi lascio qua sotto e utilizzando il mio codice sconto. Bene, per oggi credo proprio che sia tutto, ci vediamo in altri luoghi della rete, teniamoci in contatto, buona estate a tutti, ciao dai calzini spaiati!